Il metodo Delphi è un metodo conosciuto che è utilizzato in sociologia per fare delle previsioni, è molto efficace, esiste da varie decine di anni e quello che interessava a noi era di riuscire a costruire, diciamo, un pensiero e nel contempo anche degli scenari su una tematica che riguarda tutti, riguarda chi un lavoro ce l'ha e magari teme di perderlo, riguarda chi magari è disoccupato da molto tempo. E quindi magari vuole capire se riuscirà a trovare un'occupazione e chi invece ha un lavoro e magari aspetta di andare in pensione. Riguarda tutti. Quali sono le variabili importanti di questo lavoro? Sicuramente quella che è la variabile tecnologica. Le tecnologie, soprattutto quelle di nuova generazione, cioè parlo di intelligenza artificiale, parlo di l'automazione, però l'automazione applicata ai processi produttivi, utilizzata ai giorni nostri, grazie anche a tutta una serie di ulteriori tecnologie, quali può essere, che ne so, il machine learning, piuttosto che l'internet delle cose, crea degli scenari estremamente futuristici, ma futuristici che però dovremo averci a che fare il prima possibile. Perché abbiamo voluto parlare di queste variabili, come la variabile anche della diseguaglianza sociale, variabile demografica. Perché dal nostro punto di vista la politica non deve ragionare da qui alla scadenza della legislatura, ma deve avere una visione a lungo termine pensando alle future generazioni. E ecco, io potrei parlarvi di mille cose, ma essendo in tre e avendo anche la possibilità di avere qui presente il professore, vorrei lasciare la parola ai miei colleghi. Questo era solo per fare un'introduzione rispetto al lavoro che è stato fatto e adesso insomma andremo magari a parlarvi di quelli che sono i contenuti e poi avere magari un minimo dibattito per confrontarci con voi. Grazie.